Per essere venuti qui oggi, grazie a Lucca Comics per averci permesso di organizzare quest'anteprima. Allora, io sono Andrea Pierini, sono la persona che ha scritto e diretto il Pronto a Tutto, un lungometraggio a low budget, e loro sono una parte del cast che abbiamo qui oggi, che facciamoli presentare. Io, buongiorno a tutti, io mi chiamo Emiliano e nel film faccio il contabile. Buongiorno, io sono Smeralda e sono un'attrice del progetto Pronto a Tutto. Buongiorno a tutti, sono Luca e io faccio la parte del cattivo. Salve a tutti, io sono Michele e sono Marco, uno dei protagonisti. Salve a tutti, io sono Mary e interpreto Mary. Sono Gerinda Torri, fotografa di supporto. Io sono Tatiana e nel film interpreto il personaggio di Alessandra. Ciao a tutti, io sono Andrea, interpreto uno scagnozzo nel film. Ciao a tutti, sono Mario e sono lo spione di turno. Ok, allora andiamo subito a vedere i primi 25 minuti del film. Mettiamo buona visione. Cos'è che hai apprezzato di più nella tua esperienza in Pronto a Tutto? Beh, Pronto a Tutto è un prodotto indipendente. Come la maggior parte di questi prodotti, soffre di un budget che è praticamente zero. Non ha sponsor, non ha grandi risorse alle spalle, eccetera, eccetera. Con tutto quello che generalmente questo consegue. Tutto quello che però mancava in termini di risorse, budget, eccetera, eccetera, io l'ho visto mettere l'Andrea in termini di pensiero, di volontà, di ingegno, ed è una cosa che io ho ammirato tantissimo. Qualunque sia per cui il riscontro che Pronto a Tutto avrà quando uscirà, per me Andrea ha già vinto. Mary, qual è stata la principale difficoltà che hai incontrato nell'interpretare il tuo personaggio? Allora, diciamo che la difficoltà principale che ho avuto io è stata quella comunque di dover esprimere una vastissima gamma di emozioni all'interno di questo personaggio, perché comunque all'interno del film, quando avrete modo di vederlo al completo, esprime moltissime emozioni, dalla rabbia all'amore alla paura, insomma un po' tutto lo spettro delle emozioni dell'animo umano, e quindi è stata la difficoltà principale per vedere comunque rendere tutte quante in maniera convincente. Michele, parlaci del tuo personaggio. Beh, il mio personaggio è un ragazzo semplice, un ragazzo che cerca un lavoro e fortunatamente alla fine lo trova, però non sa di cosa si tratta realmente e sa che praticamente ci sono degli impicci, così detto, proprio alla romana, degli impicci, e poi succede che si innamora di Mary, di questa bellissima ragazza, ma non sa che va contro il capo, e lì non voglio raccontare altro. Mi sono trovato bene nel personaggio, e perché per me è la prima volta che faccio uno dei protagonisti, e però avendo studiato regia mi sono trovato molto bene, anche aiutando Andrea, e perché io faccio ancora i miei complimenti ad Andrea, perché il prodotto veramente nasce da zero ed è stato veramente bravo. Complimenti ad Andrea. Allora, il mio ruolo principale è stato fare l'attrice, infatti interpreto, come avete visto, un personaggio molto cupo, dall'espressione molto seria e nel quale non deve mai avere un accenno di sorriso. È stato molto difficile per me entrare nel personaggio, anche se alcune parti mi ci ritrovavo, come l'abbigliamento che è scuro,
poi indossavo un paio di occhiali, tanti anelli, quindi un po' mi ci sono ritrovata, anche se anche per me è la prima volta che faccio parte di un film che poi andrà sul grande schermo. Altri ruoli sono stati anche come supporto di scena come fotografa e sono la responsabile di tutti i social media presenti e di pronto a tutto. E colgo l'occasione per ringraziare tanto Andrea per avermi dato questi ruoli e ti ringrazio pubblicamente. Sì. Emiliano, per interpretare il tuo personaggio, quali sono state le figure che hanno influenzato il tuo modo di recitare? Allora, per interpretare il mio personaggio mi sono ispirato ad alcuni attori che hanno già interpretato parti criminali in alcuni film e serie TV, cercando di apprendere il più possibile il loro modo di comportarsi, il loro modo di camminare, per rendere più verosimile il mio personaggio. Con Andrea abbiamo fatto anche grandi ricerche per cercare un giusto look per questo personaggio, per avere una giusta combinazione tra personaggio e abbigliamento. Abbiamo cercato di dare al personaggio un'anima molto fredda, un criminale molto spietato che vive nel suo mondo e nelle sue regole criminali. Spero che vi piacerà il mio personaggio e voglio fare un grande ringraziamento ad Andrea che ha creduto in me e che mi ha dato la possibilità di lavorare a questo progetto. Grazie mille Andrea. Perché hai accettato di far parte della stanza di pronta a tutta? Allora, ho accettato di fare a Allora, ho accettato di far parte di questo progetto principalmente perché è interessante fotograficamente, per me era un'esperienza in più da fare oltre le varie fotografie di paesaggi, film, eccetera. Poi conosco da moltissimo tempo Andrea e ho molto fiducia in lui, è un esperto di video, di quello che ha sempre voluto fare, insomma, come esperienza c'è nella vita. Principalmente questo ruolo di fotografo mi permette di cogliere dei momenti del set dei momenti belli, dei momenti un po' stanchi e quindi mi fa conoscere oltre quello che c'è dietro una macchina da ripresa. E tutto questo mi ha permesso di fare una grande esperienza e per questo ringrazio Andrea per avermi dato questa opportunità. Grazie a tutti. Io chiamerei Andrea qui. Andrea? Registro io. Ci chiamiamo entrambi uguali. Va bene, chiudo, dai. Allora, non avevo preparato su questo. Fa niente, me ne vado. Cosa o che personaggio ti sarebbe piaciuto interpretare? Allora, quello qui. Allora, onestamente sono molto soddisfatto del personaggio che ho interpretato, mi sono soffermato e concentrato su conoscerlo, sul sviluppare il suo carattere, cose che ho fatto anche insieme a Andrea, insieme agli altri, soprattutto divertendoci e sono molto emozionato di quello che ho fatto, sinceramente. Colgo pure l'occasione per dirtelo pure qui davanti a tutti, sono onoratissimo di fare questo gran salto dal teatro al cinema. E interpretare questo personaggio, diciamo, ho avuto anche modo di migliorare me stesso, migliorare anche la mia recitazione e spero personalmente che ciò mi porterà avanti anche in futuro. E poi c'è Flavio. Cosa ti è rimasto di questa esperienza? Di questa esperienza sicuramente mi è rimasta l'emozione, perché è la prima volta, quindi ero molto titubante e poi mi ascoltavo sempre la battuta, insomma. Infatti, grazie a Andrea e alla tua pazienza infinita, perché con me è stata veramente dura, però ce l'ho fatta, sono qua e felicissimo. Grazie a tutti, grazie a Andrea. Aspetta,
Basta altre due domande, quelle per il fogliettino. Luca e Michele, facciamo così. Vabbè, così. Questa? Sì. A Luca? Sì. Ok. Quando ti è stato detto di... quando ti è stato detto di prendere parte al progetto... scusate. Un applauso. Queste sono le domande che abbiamo ovviamente sono state richieste insomma da no, ci sono già quando ti è stato detto di prendere parte al progetto, come hai preso questa notizia? Beh, naturalmente Andrea, da bravo autore, da bravo regista, sa quali punti andare a solleticare le persone, me ovviamente ha solleticato la vanità, che qualcuno ha detto che è il primo e l'ultimo dei peccati, per cui è stato facilissimo per lui tirarmi dentro il cast, dentro questo bellissimo progetto. Appassionava il discorso di partecipare con Andrea, perché era una persona molto umile e inizialmente io ero una comparsa, poi Andrea si è meravigliato di come io recitavo, mi è piaciuto e ha detto di vai a fare uno dei protagonisti, ha detto no, mi hai visto, gli ho detto non c'ho né muscolo né fisico né bello, insomma, ho detto guarda a me non serve una persona bella, a me serve una persona normale, una persona che sappia recitare, una persona che comunque sia innamorata di quello che sta facendo e io lo sono. Insieme anche a tutti e tutto il resto del cast, anche le persone che non sono qui presenti. E questo progetto sta andando avanti grazie ad Andrea e grazie a tutti loro che hanno collaborato con questo progetto. Grazie. Non ti faccio domande? Allora, non so se ci sono domande in questa seconda fase. Ok, allora penso abbiamo anche finito, ringraziamo e ringrazio presente. Noi vorremmo che comunque anche tu dicessi qualcosa del tuo progetto, come è stato lavorare anche con noi. Ah, è stato lavorare con, diciamo, con tutti voi, con quel qui presente, che non è stata anche una fortuna, comunque come si dice a Roma, ho capato, ho cercato da cavarvi direttamente, sia vedendo quello che faccio ad esempio sul web o per altre cose private o altre foto, trovate ad esempio come Luca che rientrava pieno nel cattivo che io volevo che era, perché tra virgolette come ho sempre detto, se a Luca gli avrei dato la parte del postino oppure del fotografo, uno pensava che viene a fare la foto sul funerale, cioè che purtroppo ti incastri perfettamente nella scena del cattivo, non potevi fare il lattaio o altre cose del genere. Immaginiamoci che ne so, la scena quella del all'inizio, dove ci stanno i sgarassoni, se invece di entrare tu dalla porta sarebbe entrato Michele, cioè sarebbe tutto risultato tutto in un'altra maniera, si incastrava tutto non come volevo io direttamente. E ma come tutto adesso, diciamo, c'è stata pazienza sia da parte vostra che da parte mia, perché comunque iniziando da me è stata la mia opera prima. Poi il gioco delle parole, e per voi, molti di voi, la prima volta sul grande schermo, oppure facciamo un progetto così grande. Bisogna anche dire che il progetto era iniziato con una cosa molto più piccola, ma molto. Però poi ho visto comunque come recitavate tutti quanti, come si ponevano davanti allo schermo, tutto girava perfetto, tutto ok, allora adesso è il momento che possiamo fare il salto per qualcosa di più. Che iniziando da me non mi bastavano più i mi piace, le condivisioni su Facebook ed altre cose, perciò ho detto cerchiamo di fare qualcosa di più serio, per cui abbiamo anche studiato e ci siamo impegnati
tanto, ma veramente tanto per fare, sia come risorse private, anche come impegno per ricerca dei vestiti, per il movimento, come avete detto, avete visto tutte le location che ci sono, l'abbigliamento, le macchine, sono tutte quante state messe dagli attori stessi, perciò la macchina di Michele, Emiliano, lo stesso, di Luca, di Mary, il chiodo, porca miseria. Ad agosto, sì. Mirare con il chiodo addosso non è semplice, purtroppo. Anche perché con Andrea 6, 7, 8 volte la scena si rifaceva, io con quel chiodo vedete, mi si era attaccato, incollato. Purtroppo per far bene avevamo a disposizione una sola camera, poi è una cosa che è normale nel cinema, altri pensano che non abbia 3-4 punti camera, in realtà una sola, solo per film alto budget, noi siamo micro budget, perciò avevamo a disposizione solamente una, perciò per ogni inquadratura che avete visto era tutta la scena rifatta completamente da capo, tranne alcuni pezzetti che servivano solamente per spiegare meglio il progetto. Questo è quello che porterò più nel cuore, ricordo della vostra pazienza, diciamo, con me nel richiedervi con il chiodo o anche con Mary per farla salire con il vento, che una parte del vento che avete sentito era vero, perché avevamo anche paura che una folata di vento se la portava via, che quel muretto è anche abbastanza alto, comunque stavamo una decina di metri sopra, perciò c'è anche stato quello di inconveniente. E io questo penso è quello il mio pensiero che ho avuto con tutti voi. Un applauso a Andrea. Perciò adesso diciamo torniamo alla nostra vita normale, perché comunque dobbiamo tornare nel bene o nel male a poterci lucrare i nostri lavori. Ok, grazie a tutti ragazzi. Grazie.